I simboli sono rappresentazioni estetiche dell'essenza. Essi colgono in profondità e meglio il cuore delle cose. È dunque a propri simboli che l'Arma dedica l'edizione 2017 del calendario storico, presentandoli attraverso i diversi stili con i quali l'arte grafica si è manifestata nel tempo, a partire dal 1814, anno di nostra fondazione. La grafica, la più diffusa e comune delle espressioni visive, fatta di linee e colori definiti e chiari quanto attenti ai cambiamenti della società, è parsa strumento artistico idoneo a rappresentare il modo di essere carabiniere, cittadino e soldato della legge, vocato alla prossimità e al servizio di ciascuno e di tutti, sempre interprete del suo tempo, con il cuore e la mente al futuro. I due carabinieri in copertina, inseriti nell'aurea rosso-blu dell'arma, l'uno con l'uniforme bisecolare e l'altro con quella attuale, ambedue espressioni di presenza attiva, vicina e amica, garanzia di sicurezza e tangibile segno di fedeltà, vegliano alla tutela della nostra gente e dei nostri agglomerati urbani. Nel classico carattere Bodoni di inizio Ottocento è l'abbreviazione CC della parola carabinieri che, sul suggerimento del grafico Armando Milani, apre il percorso artistico. L'una racchiude al suo interno il contributo dell'ultracentenario, raffinato intellettuale e artista Gillo Dorfes, che ringrazio per l'affettuosa vicinanza e la profondità del pensiero. E il giudizio critico, dotto, arguto e avvincente di Philippe Daverio, anche quest'anno prestigioso collaboratore del nostro progetto culturale e artistico insieme alla bravissima Silvia Di Paolo. L'altra contiene la mia presentazione. Quindi la sequenza delle tavole mensili, tutte sviluppate con lo stesso criterio. A destra la tavola che riprende il simbolo dell'arma prescelto e, a sinistra, nella stessa grafica, la pagina correlata contenente notizie storiche sul simbolo e sul segno d'arte che lo raffigura. La tavola di gennaio non poteva che essere dedicata alla carabina, dalla quale l'arma prende il nome, realizzata in una grafica ottocentesca. Fa da scenario la città di Torino, dove i carabinieri sono nati con le regie patenti del 13 luglio 1814. In quella di febbraio, nello stile vittoriano, per noi umbertino, tipico della seconda metà dell'Ottocento, campeggia, altero e maestoso, l'elmo dei corazzieri, con sullo sfondo la Firenze capitale d'Italia che, nel 1868, li tenne a battesimo. A marzo è l'Art Nouveau, raffinata espressione artistica e culturale di fine Ottocento, a rievocare, con le sue forme sinuose ed eleganti, la daga del carabiniere. Per aprile, il tratto sobrio e raffinato del Wiener Werkstatte, in voga ai primi del Novecento in una Vienna cuore pulsante della cultura europea, esalta l'alamaro dei nostri colletti. Il futurismo, pressoché coevo e più italiano, fa da cornice, nel mese di maggio, alla bandoliera e alla inscindibile giberna, segni inconfondibili del carabiniere in servizio. La banda rossa dei pantaloni, ulteriore arcinoto e antichissimo nostro segno, viene proposta nel mese di giugno nello stile Bauhaus degli anni 20 del secolo scorso, in uno scenario originalissimo ed evocativo. Nella doppia pagina centrale la fiamma, con un segno grafico contemporaneo, è proposta in una elaborazione geometrica nitidissima, cristallina come l'arma. Essa filtra la luce chiara e intensa della passione e della dedizione del carabiniere, trasformandola nei colori della bandiera, a testimonianza del quotidiano e generoso impegno per l'Italia e gli italiani. La narrazione prosegue nei mesi di luglio e agosto con due elementi uniformologici: il pennacchio rosso-blu della grande uniforme speciale,
a simboleggiare con i suoi colori il coraggio e la fedeltà, è il mantello, foderato di saglia rossa. Immagini dell'arma tra passato, presente e futuro. A rappresentarli, rispettivamente, gli stili Art Deco e razionalista, espressioni della grafica degli anni 30 e 40 del Novecento. Le rotonde forme dell'optical art degli anni 60 disegnano, per settembre, la lucerna, emblematico copricapo del carabiniere dalle origini. La tavola, in stile hippie degli anni 70 del mese di ottobre, è dedicata al basco. Le sue diverse colorazioni richiamano i reparti che lo indossano, dal blu tradizionale al rosso dei cacciatori, all'amaranto dei paracadutisti, al nero della linea mobile, al celeste dei carabinieri delle missioni ONU e al verde di quelli forestali. La saetta e il numero di emergenza 112, espressioni visive del nostro pronto intervento, vengono illustrati nell'inconfondibile stile pop degli anni 80 nella tavola di novembre. Sono segni di efficienza che, rapidi e incisivi, si dirigono verso l'abitato per garantirne la sicurezza. La grafica contemporanea del mese di dicembre propone il polso di un carabiniere il cui orologio ci rivela cos'è l'arma. L'insieme armonico di tutti i suoi carabinieri, richiamati dai gradi in cerchio della pagina a fianco, che animano compatti le sue componenti, evidenziate cronologicamente dai simboli che le contraddistinguono, dall'ultra bicentenaria territoriale alla nuova forestale. Esse, come perfetti ingranaggi di un organismo performante e vibrante, con la loro efficacia autonoma e sinergica, rendono l'arma così attenta, efficiente e utile e le consentono di guardare al futuro con ben riposta fiducia. Nella tavola finale, sublimata dalla pagina a fianco che rende il tradizionale, doveroso omaggio alle decorazioni concesse alla nostra bandiera e ai nostri eroi, si ribadisce, con una tecnica affatto moderna e avvenieristica, l'imprescindibile valenza dell'elemento umano che, per il carabiniere, viene prima di ogni altro, professionale e tecnico. In carattere elvetica, il più diffuso al mondo, le parole etica alla base e quindi onore, integrità, rispetto, competenza, impegno, efficienza, coesione, serenità, tradizione, fedeltà e infine fede, attraverso gli elementi orizzontali delle E che li accomunano, costituiscono i pioli di quella scala di virtù e qualità, ideata ancora da Milani, che conducono alla fiamma dell'inconfondibile berretto rigido nero, che le racchiude tutte. Faro che illumina lo sguardo, l'orizzonte, il pensiero e l'azione, come deve essere fuoco che scalda il cuore del carabiniere. Traspare il volto assorto, impegnato e sereno dello stesso giovane commilitone che, in copertina, si affianca a quello più anziano, ispirato dagli stessi valori.